Ok, qui sicuramente la voce è migliorata di molto. Ehi tu, ciao! Oggi parlerò della mia trasformazione vocale da quando ho iniziato a prendere lezioni di canto fino ad adesso. E ti spiegherò perché penso che tutte le persone possano cantare. Fra poco vedremo delle clip del passato dove canto e le compareremo alle clip di adesso. Prima di iniziare, ti ricordo di premere like per aiutarmi con l'algoritmo. C'è questa credenza popolare nella nostra società che o nasci bravo a cantare e sì, con le lezioni di canto migliori ancora, oppure solitamente se nasci che non sai cantare, solitamente sei destinato a rimanere mediocre o comunque niente di che. Oltre ad essere sbagliata questa teoria, è anche dannosissima perché tantissime persone che magari hanno il sogno di fare i cantanti o cose del genere, non lo fanno perché appunto sentono da altre persone che o nasci con la voce oppure c'è poco da fare. Quando in realtà non è affatto così e ringrazio il cielo che non ho ascoltato queste persone, perché altrimenti non avrei potuto continuare a rincorrere i miei sogni. Che tu ci creda o no, al giorno d'oggi ogni persona potrebbe cantare. Non importa quanto bassa, rauca, alta la voce possa essere. Ovviamente c'è una minimissima percentuale di persone che dati i problemi vocali, ma proprio alle corde che magari sono mute o per altri problemi simili, gravissimi, facendo diciamo questa eccezione di queste persone, in generale tutti possono cantare. E supponendo anche che dopo anni di lezioni di canto ancora non si impara bene a cantare o cose del genere, cosa che dubito altamente perché se uno ci si mette d'impegno riesce sicuramente ad ottenere una buona voce, ci sono comunque tantissimi metodi ormai per suonare bene. C'è gente su YouTube che letteralmente prende la voce di Obama mentre fa i discorsi o la voce di Trump mentre fa i discorsi e editano la loro voce mentre parlano come se stessero cantando e la fanno risultare anche molto orecchiabile a volte. Quindi praticamente non ci sono scuse al giorno d'oggi per poter dire ah, non ho talento o cose del genere. Adesso vedremo delle clip della mia trasformazione vocale, insomma della trasformazione della mia voce durante gli anni per vedere anche un progresso e capire più o meno diciamo che tipi di risultati si possono anche ottenere, bene o male. Ovviamente ogni voce varia, quindi non è che è una regola generale o si può applicare per tutte le voci il mio progresso. Però, bene o male, puoi farti un'idea. Innanzitutto ci tengo a dire che io sono partito letteralmente da zero, non come tante persone che magari partono che già sanno cantare, già hanno orecchio, già sono intonati o cose del genere. Io non avevo niente del genere, non riuscivo a beccare le note, ma non riuscivo a beccarle, nel senso che uno, non riuscivo affatto a prendere le note alte e ok. E due, semplicemente non riuscivo proprio a identificarle, cioè nel senso se mi suonavano una nota anche nel mio range col pianoforte, io non riuscivo a identificarla, cioè cantavo una nota che in realtà era più bassa. In pratica non avevo orecchio e mi ricordo che i primi anni soprattutto c'era questa costante domanda nella mia testa se effettivamente ce l'avrei mai fatta a riuscire a cantare decentemente o cose del genere. Sfortunatamente non ho clip proprio iniziali di quando ho iniziato a cantare, però grazie al mio canale YouTube sono riuscito a documentare 3 anni della mia trasformazione vocale, che poi in realtà questi ultimi 3 anni secondo me sono stati quelli che hanno avuto un effetto maggiore sulla mia voce. I cambiamenti più grandi si sono visti proprio in questi 3 anni, secondo me. Adesso accendo il computer e vedremo qualche video per capire un po' la trasformazione e ovviamente commenterò cosa sta succedendo. Ok, questo è il mio primo video in assoluto, The Scientist. Ah, ve lo dico, parte subito malissimo, però sentiamo. I'm happy to meet you, tell you I'm sorry, I need you, tell you I say, ask me your question. Ok, come potete vedere da questi piccoli pezzettini del mio primo video su YouTube, la voce aveva sicuramente molto ma molto meno controllo. All'inizio parto a bomba, non c'è un minimo di delicatezza o cosa, e sicuramente c'è anche un po' di stonatura. E questo anche perché sapevo usare anche molto di meno i programmi tipo Logic e cose, quindi sapevo anche editare meno in modo peggiore le canzoni, ecco. Per non parlare del video, vabbè, ho fatto un po' tutto a cavolo, però concentrandoci sulla voce, cioè, si sente proprio che non c'è tanto controllo,
Ho difficoltà nelle note alte ancora, sicuramente meno dell'inizio, sto iniziando qui già ad avere un po' più di range, però sicuramente c'è ancora molta difficoltà. Ok, adesso passiamo ad un video sempre di intorno a 3 anni fa, però un po' più recente di questo. Like I got ulterior have to and if it ends. Ok, qui in realtà era tipo una settimana dopo, quindi ancora non è che c'è tutto questo cambiamento. Anzi, direi che forse era pure peggio. Qui in realtà avevo anche fatto un errore nell'editing della canzone dopo, con l'audio, e quindi risultava molto robotico, strano, c'era qualcosa insomma che non andava. Quindi sicuramente è stata anche rovinata molto da quello, ma qui veramente non lo so, secondo me... cantato molto male, e in realtà mi piaceva pure in quel periodo, quindi sì, questo anche qui per dire insomma, ecco, che non capivo nemmeno molto bene che tipo di timbro, di forza anche mettere sulla voce, cioè anche qui parto subito a palla, no? Con la voce tutta piena, quando in realtà magari sarebbe stato meglio partire un po' più leggeri, e anche qui sulle note alte stesso problema. I've been waiting for you. Give me a minute, hold my girl. Crowded town, silent. Ah, comunque chiedo scusa se stoppo spesso e che faccio vedere poco, ma il problema è il copyright, perché usavo e uso in realtà ogni tanto ancora oggi tracce che hanno del copyright, quindi per questo insomma non faccio vedere, non faccio sentire troppo, perché sennò rischio di beccare il copyright. In realtà non so nemmeno se lo beccherò, però insomma è per farti capire. Allora, qui si inizia a sentire diciamo un barlume di qualcosa, cioè un minimo controllo. In realtà, allora, in realtà non è che non ci facessi caso in quel periodo, è che quando poi registravo le canzoni, dato che comunque le registravo ogni settimana, non c'era molta preparazione, cioè andavo molto di fretta, quindi non ci facevo caso, non ci pensavo cose, e quindi sicuramente questo ha impattato molto. Detto questo, anche qui ci voleva più controllo sicuramente, e in più secondo me, soprattutto in queste canzoni iniziali, si sente molto come, diciamo, quasi posso dire, quasi un... come se la stessi parlando e urlando invece che cantando la canzone. E, cioè no, non si sente come se la sto cantando, ecco, sembra più un urlo e come se sto parlando. Quindi questo rendeva le cose sicuramente ancora poco piacevoli. Qui ancora le note alte dovevano sicuramente maturare, anche, c'è anche da dire che questa canzone non era, diciamo, una delle più alte. Però sì, continuiamo a vedere e vediamo che adesso c'è un minimo di svolta. I can imagine a world with you gone. Yourself in the bathroom, lying on the floor with me. Hold on, I still want you. Ok, questa è abbastanza interessante, perché allora la canzone che avevo scelto in questo caso era molto, diciamo, fattibile per me, cioè era molto, diciamo, era bassa, media bassa, diciamo, quindi non è che c'erano alti o cose, quindi sicuramente in quel periodo mi ha aiutato. C'è ancora, si sente ancora come se la stessi quasi parlando invece che cantando, e sicuramente c'è ancora bisogno di controllo, però si iniziano a vedere dei minimi cambiamenti verso il positivo, però ancora siamo lontani a parere mio. Ok, in questa canzone secondo me si può notare una certa svolta, soprattutto sulla parte più acuta, perché qui inizio a gestire meglio gli acuti. Mi ricordo proprio quel periodo che mi venivano molto più facili, infatti
molta gente, diciamo, pensa che se una persona non riesce a fare gli acuti all'inizio, semplicemente non ci riuscirà mai. Ma in realtà non è così. Non è così per la maggior parte delle persone. E mi ricordo proprio che in questo periodo mi iniziavano a venire molto più facili. Poi io sono un amante anche degli acuti, quindi sicuramente mi piaceva l'idea di portare canzoni un po' più alte. Per il resto sicuramente c'è anche molto più controllo vocale, anche se c'è ancora da lavorare. That way, fall apart. Show, never tell, but I know you too well. Ok, qui sicuramente la voce è migliorata di molto e c'è sicuramente molto più controllo, anche all'inizio è controllato, leggero, non ci stanno cose troppo forti, ecco, troppo potenti messe subito all'inizio, ma il pezzo piano piano c'è già un'escalation, un climax durante il pezzo, ecco. Anche per quanto riguarda gli acuti sicuramente sono molto più facili e in più qui mi prendevo più tempo per editare le cose, quindi le facevo sicuramente molto meglio. Stop the clock, see it's amazing. You should see the way the light dances off your head. Million colors of azure, golden and red. Saturday morning is fading. Trying to find ourselves in a winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow. And we'll burn so bright till the darkness softly clears. Ok, qui questa è una clip molto recente, l'avrò fatta, non lo so, forse un mesetto fa più o meno. E qui in realtà c'è stato un salto molto grande dalla clip precedente, svariati mesi, non so se proprio un anno, ma non penso, forse mi pare qualche mese. Mi pare un bel po' di mesi comunque. E si può notare da subito, all'inizio, il controllo della voce molto più, diciamo, leggera, sussurrata quasi, no? E qui devo dire che faccio attenzione a molti particolari che prima, diciamo, non guardavo. Cerco in ogni parte di dare il meglio e di essere intonato sotto ogni aspetto, in modo tale che dopo c'è un minimo lavoro in post-produzione. Prima invece, mi ricordo nelle prime clip, nei primi video, che dovevo fare un sacco di lavoro dopo in post-produzione, perché magari stonando tantissimo poi dovevi tipo cercare di aggiustare tutto e diventava un casino. E poi anche negli acuti c'è molta più, diciamo, leggerezza e libertà, perché non facevo fatica come facevo all'inizio. E sicuramente qui la voce è cantata, non si sente più quel parlato strano che si sentiva. Cioè ci può essere, diciamo, uno stile parlato nel cantato, però deve essere fatto apposta e in un certo modo. Io invece lo facevo a caso e non era bello. Quindi in generale c'è molto più controllo e molta più tranquillità anche nel cantato, perché non c'è quella paura, diciamo, c'è molta più sicurezza nella voce, perché sicuramente so quello che posso offrire e non c'è più quella paura di esprimermi o di cantare per paura magari di sbagliare note, ecco. Ok, questa era la trasformazione. Ho portato il mio esempio apposta per farti vedere che è possibile trasformare di molto la voce in realtà. In realtà questi sono solo pochi anni. La differenza tra l'inizio, proprio quando ho iniziato, e l'inizio del mio canale, cioè tra l'inizio di quando ho preso lezioni e l'inizio del mio canale, anche lì c'è tantissima differenza, per farti capire quanta possibilità c'è di migliorare. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero che ti abbia dato ispirazione, soprattutto se stai cercando di... se anche tu hai questa passione. Ma in realtà si può applicare un po' in tutti gli aspetti, cioè
Se non hai talento in qualcosa, basta che comunque ti ci metti, ti alleni, hai forza di volontà e piano piano vedi che arriveranno i risultati. Detto questo, ti ricordo di premere like per aiutarmi con l'algoritmo e di iscriverti cliccando la campanellina per rimanere aggiornato sui miei prossimi video. E niente, noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!